Grazie per essere qui. Eccoci. Ci siamo? Sì, mi vedete voi? Mi sentite? Ciao Vittoria, ciao Rosetta. Benissimo. Buonasera a tutti. Buonasera, vorrei ringraziarvi tutti per avermi mandato i racconti. Sono bellissimi, siete stati tutti molto molto bravi. Anche perché considerando che non siamo degli scrittori professionisti, devo dire che ho avuto in mano in questi due giorni dei piccoli capolavori. Allora, io farei una grandi ragazzi, io farei un attimo un giro in cui ciascuno di noi spiega che cosa ha un po' elaborato. Allora, vuoi partire tu, Giorgio? Sì, siamo tutti veloci gentilmente perché altrimenti sì, ci bruciamo il tempo. Sì. Io mi sono identificato in un giornalista, che tra l'altro era una delle vite che avrei potuto vivere, e mi sono proiettato su Codogno e ho vissuto l'esperienza, immaginandola e vivendola emotivamente, come uno spiantato di giornalista freelance, senza arte né parte, che ritrova un po' se stesso. Cioè, attraverso l'osservazione del dolore e della sofferenza, caccia via tutti i cattivi pensieri e si redime in qualche modo dal punto di vista sociale. Ecco, io ho scelto invece la storia di una donna boliviana che è appena arrivata in Italia, come ha fatto un ricongiungimento familiare con il marito, ma appena arriva in Italia, appena trova lavoro, viene chiusa a casa a causa dell'emergenza. E entro domani manderò a tutti i racconti di tutti, incluso il mio. Tu, Vittorio, che cosa hai scritto? Io ho scelto una coppia italo-francese, sì, che ha lavorato nella regione parigina, sì, e che è andata in pensione in un'antica casa di famiglia nei Pirenei. Benissimo. Ho cercato di spiegare come è arrivata qua la notizia, e come siamo stati coinvolti da questa valanga micidiale che sta, sì, distruggendo la nostra tranquillità. Certo. Ecco, Victoria. Quindi abbiamo vissuto spensieratamente fino al 13 marzo, quando questa coppia è andata all'ospedale di Po per, sì, fare delle analisi. Sì. È uscita dall'ospedale e ha detto: te, come è il compleanno della moglie, andiamo al ristorante a pranzo. Sì. Ha pranzato normalmente e il giorno dopo è scoppiata la verità che si cercava di minimizzare, di celare, e tutto in un colpo è venuto fuori una paura tremenda, insomma. Siamo stati coinvolti da una paura tremenda. Ecco. Ok. Immagino. Ecco, vedo che c'è anche Vittoria. Ciao Vittoria. Di te non ho ricevuto nulla, ma sei ancora in tempo per mandarmi il tuo scritto. Che personaggio hai scelto di seguire, di portare avanti? Buonasera a tutti. Andiamo avanti, andrà tutto bene. Scusate per la mia lingua italiana, perché sono non italiana. Sono straniera, parlo male, parlo malissimo in lingua italiana, scusate. Mi piace più ascoltare e studiare, perciò io ascolto voi, va bene? Va bene, va bene. Va bene. Ok, grazie. Grazie a te. Silvia, tu che cosa hai fatto? Hai fatto una cosa fantastica anche tu. Allora, buonasera a tutti, grazie per i complimenti, ma non sono abituata a prendere questi complimenti, veramente, perché da piccolina ne ho passati di tanti colori. Comunque adesso sono qui e ho provato a scrivere, ho fatto le 2 di notte per scrivere questa cosa e inizialmente volevo rinunciare, invece non lo so, poi mi è preso la penna in mano e ho iniziato a scrivere. Quello che scrivo io mi sono, diciamo, focalizzata su una storia fantastica
Quindi interpretavo una fata di luce. E quindi questa fata di luce che viene chiamata per aiutare il mondo intero a dare un contributo, a far vedere agli uomini che cosa sono e che cosa possono fare, e da lì mi sono incarnata, ho chiamato anche gli altri folletti, gnomi, e mi sono incarnata su Elisabetta. Elisabetta è una signora che riesce a dare un contributo all'umanità mettendo la faccia e fare tutti i giorni una meditazione per cercare di portare la centratura e il radicamento alle persone. Inizialmente questo contributo viene poco apprezzato, ma dopo 7 giorni è germoglia. E quindi adesso sono 150 persone a seguirla e quindi insomma sto andando su questo piano. Benissimo. Bene, molto bene. Grazie Silvia. Annalisa, Grazie a tu? voi. Mi senti? Forse sto sbagliando nome, HP, perché vedo che ti chiami HP. Eccoti. Aspetta. Mi ripeti il tuo nome? Devi sbloccare il microfono. Emanuela. Emanuela, scusami, scusami, No, perdonami. Emanuela. figurati. Io ho Vai. ricevuto di te. Sì, io. Mi sentite? Sì. Sì. Ok. Il mio punto, diciamo, il mio ruolo è più o meno il mio punto di vista quando ho avuto la percezione che stesse realmente cambiando qualcosa in modo irreversibile. Quindi ho parlato, diciamo, da un punto di vista molto personale, quindi non ho scelto un ruolo diverso. Io mi sento sempre un pochino, diciamo, responsabile nel posto in cui mi trovo. Quindi in famiglia sento di dover mantenere il ruolo, diciamo, di punto di riferimento, no? Per i miei affetti, come donna, come compagna, come figlia e madre, un po' tutto. Quindi per me è stato un po' difficile prenderne uno, e quindi ho cercato di, per me è stato un giorno preciso, come diceva prima Vittorio, no? Che è il 23 febbraio, che è coinciso col compleanno del mio compagno. Lì, veramente, lì è stato l'ultimo giorno in cui ho visto mio papà, mia mamma, le mie sorelle, perché poi siamo piano piano rimasti tutti un po' chiusi dentro casa, quindi. Sì. Va bene, ottimo, famiglia, dai. Grazie Emanuela. Grazie a Quindi voi. tu farai la parte di te stessa, in sostanza, una figura Sì, femminile a sì. tutto campo, direi. Sì. Ecco, allora vediamo chi mi manca un attimo. Antonella, tu. Ciao Antonella. Anche Buon pomeriggio a tutti. a te. Eccoci, grazie. Io invece ho assunto il punto di vista di una bambina. Di una bambina di 6 anni che si vede cambiare la vita da un prima a un dopo, da uno stop che inizialmente è la parolina magica che la mamma usa per zittire le marachelle, per poi diventare uno stop alla loro quotidianità, le cose che piacciono, insomma, a lei e alla sua sorellina. Benissimo, Molto hai bene. avuto un'idea che mi è piaciuta molto e ne abbiamo già parlato. Ciao Lulu. Ciao Lulu, tranquilla. C'è in basso a sinistra il simbolino di un microfono con scritto mute. Eccomi. Esatto. Ciao cara, ben Ciao, ritrovata. scusate. Ecco, di te ancora non ho ricevuto il racconto, ma neanche di Marcella e neanche il mio, quindi stiamo tranquilli che comunque abbiamo qualche altro giorno per poterlo scrivere. Hai comunque. Come? Lo stavo giusto scrivendo oggi, ho iniziato oggi. Ok, hai scelto un personaggio? Sì, ho pensato a me stessa. Sì. Io mi diverto, insomma, l'altra volta non ho avuto modo di parlare di me, insomma, Sì.
Però io mi dilettavo anche a scrivere di teatro. Sì. Quindi, tra le altre cose delle passioni del teatro. Quindi stavo scrivendo tutto un po' appunto sul teatro, su me stessa, quindi la mia situazione attuale, sì, ma anche un ricordo collegato ad un ricordo di quando facevo la scuola media e facevo una recita, sì, in una non so che tipo di spettacolo fosse, non me lo ricordo più, però si trattava del blocco del tempo, dove io ero pessima a scuola e quindi mi avevano dato un'unica battuta e dovevo recitare una donna incinta che con il blocco del tempo doveva dire questa battuta: se il tempo non passa il mio bambino non nascerà più. Ho pensato di fare un collegamento su questo ricordo reale, sono tutte cose reali. Sì. Io adesso ho 42 anni, aspetto una bambina e in effetti sembra un po' che... Magnifico! E sembra un po' che il tempo si sia fermato in una bolla di sapone, quindi stavo scrivendo è come una sovrapposizione di ricordi, uno infantile dove non c'è tanto la sensazione, la percezione di quello che sta succedendo, anche se è una rappresentazione teatrale, è una realtà vera e propria dove il tempo si ferma e siamo tutti un po' bloccati, però in realtà la differenza è che la pancia continua a crescere e la natura continua a fare un po' il suo corso, anche se noi la cerchiamo di bloccarla. Quindi avevo pensato a questo. Bene, molto bene. Vai. Continuo su questo. Benissimo, sì, continua. Ciao Annalisa, ho visto che ci sei anche tu. Ciao. Ciao. Sì, ce l'ho fatta. Grande. Tu che cosa hai scritto per noi? Allora, io ho scritto... Voi sentite Annalisa? Non sentite Annalisa? No. Annalisa, non ti sentiamo? Eccoci. Perché mi cade sempre la linea. Dico, devo raccontare ciò che ho scritto? Sì, o se ci vuoi dire la scelta del tuo personaggio. Che personaggio? Allora, io ho scelto il musicista. Sì. Ero molto indecisa perché non volevo veramente fare scrivere il ruolo della mamma. Sì. Il mio vero ruolo, poi alla fine. Sì. Un po' per capire meglio veramente come agire anche in modo positivo anche nei confronti dei miei figli. Sì. Poi invece ho deciso di fare musicista proprio per cambiare la, come dire, proprio fare qualcosa di nuovo e come dire andare veramente fuori dalla zona comfort, e quindi sì, mi sono un po' calata in questo ruolo nuovissimo per me, perché non ho mai suonato, non sono brava a farlo, e quindi da lì ho cominciato un po' a scrivere. Poi è venuto, come dire, tutto così, scrivendo, più scrivevo e più è venuta la storia da fare, insomma, da scrivere. Beh, direi, okay, che tu hai fatto un vero esercizio di medesimazione scegliendo un ruolo che non conoscevi e cercando di appunto di entrare nella psicologia di questa figura del musicista. Quindi sì, complimenti anche a te. Rosetta, grazie. Sei? Mi sentite? Ti sentiamo anche se parliamo piano, perché so che c'hai un bambino piccolo. sì, grazie. Ecco, si è svegliato. Ecco. Allora, io ho scelto il punto di vista di un'anziana, di una pensionata. Sì. Il racconto si svolge nell'arco di una notte. Sì. Una notte durante la quale lei ha un po' di incubi, di paure, diciamo. Sì. Finché poi arriva la luce del giorno e le paure un po' svaniscono, però c'è sempre la preoccupazione di quello che sta succedendo. Certo. La cosa bella è che lei riscopre il valore, diciamo, dell'aiuto reciproco, di darsi una mano gli uni con gli altri. Bene. Molto benissimo. Bene. Ciao Agostina, vedo che sei entrata anche tu. Ci senti, Agostina? Agostina? Non so se lei ci senta, comunque vi dico io. Agostina racconterà a se stessa
nel ruolo di una persona che credevano fosse infetta dal coronavirus, fortunatamente poi non lo è, racconterà tutta la sua rocambolesca esperienza durante la quale viene trasportata all'ospedale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lei farà la parte di se stessa, una possibile persona che ha contatto il virus. Ciao Marcella, vedo che sei riuscita ad entrare anche tu. No, sono riuscita con il cellulare, quindi una condizione molto strana. Va bene, vuoi che ti mandi per email il link? Vuoi che provi a rimandartelo? Ma il problema ce l'ho, è il computer che non si connette. Ho capito. Prova a riavviarlo, perché a me ogni tanto fa questo brutto scherzo, lo riavvio e tutto funziona. Sì, ti ringrazio, lo sto facendo. Ok, ecco, Marcella è come me, ci stiamo accingendo a scrivere la prima parte, quindi arriverà la nostra prima parte in un secondo momento. E poi c'è anche Furio Panizzi che adesso sta per entrare e lui ha fatto la parte di un paziente ricoverato all'ospedale che aveva subito un incidente stradale molto tempo prima che scoppiasse il caso del coronavirus e che si sveglia dal coma e si trova in questa situazione qui, in questa situazione di emergenza. Ecco, io passo subito la parola a Giorgio. Giorgio, mi senti? Intanto complimenti a tutti, un lavoro formidabile in partenza, quindi vuol dire che il messaggio è passato, la voglia c'è e il libro è già in costruzione, quindi la scommessa che abbiamo fatto mi sembra che è una scommessa che si realizzi molto molto bene. Allora cercherei di collegarmi rapidamente con quelli che sono un po' i criteri che ci hanno messo insieme, quindi l'idea di quattro tappe che costruisca un libro che invece di insegnare come si scrive un libro soprattutto lo fa fare. E che magari lavori un po' sulla creatività per stimolare delle idee e delle modalità di tirar fuori da se stesso il meglio che possiamo e contemporaneamente anche quattro regole su come si scrive. Quindi non pensiamo che sia un vero corso prolungato di 10-12 puntate sulla scrittura, che ci vorrebbero tutte, ma almeno qua e là qualche puntino lo metteremmo, qualche paletto. In parte oggi, in parte la prossima sessione. E intanto portiamo avanti il libro. Ricordo gli obiettivi rapidamente, che sono quelli che sostanzialmente ho citato. Siamo al secondo incontro, quindi per scrivere bene bisogna avere competenze e esperienze specifiche o svilupparle. Questo vuol dire che un pochino dobbiamo parlare di come tirare fuori le idee, anche se sembra che questo sia già emerso alla grande e la stimolazione iniziale di Maddalena e mia ha funzionato. Bene. Flashback, volevo richiamare un po' quello che abbiamo fatto la volta scorsa, ma mi sembra che è uscito talmente bene che possiamo saltare questa fase. Quindi il flashback è che tutti i nostri partecipanti o stanno lavorando o hanno già lavorato per mettere insieme la loro esperienza, e anche che l'idea è piaciuta in qualche modo. Soprattutto o raccontare la propria esperienza, che era più facile relativamente, si capisce. E dall'altra parte invece immedesimarsi in un altro personaggio, che vuol dire cambiare punto di vista, che è un atto comunque molto creativo. E allora andiamo su quelle che sono alcune piccole regole che vale la pena di richiamare. Dividiamo in due, tutti gli studiosi dividono in una parte più organizzativa, diciamo così, e una parte un po' più creativa. Sappiamo che il nostro corso tenderà soprattutto ad approfondire la parte creativa, no? A stimolare dentro di noi un potenziale, un talento che già c'è. Questa è la scommessa numero due. La prima è il libro, la seconda è tirare fuori delle doti che abbiamo tutti dentro di noi, che magari talvolta per mille motivi non emergono. Siamo troppo impegnati, abbiamo troppi casini, troppe cose che ci trattengono, troppe cose da fare e alla fine il talento rimane nascosto. Oggi in questi 3-4 incontri noi tentiamo di tirare fuori qualche cosa da noi stessi e mi pare che già un po' ha funzionato. Bene, dividiamo in due. Prima la parte disciplina. Senza disciplina non si va da nessuna parte. Se c'è una scadenza, per quella scadenza dobbiamo produrre qualcosa, questo qualcosa va fatto, punto e stop, basta. Sono categorico soltanto per spronarvi, naturalmente. Sappiamo tutti che poi a casa abbiamo mille incombenze da assolvere e chi ha bambini o li lega un palo al totem oppure deve in qualche modo di notte svegliarsi per scrivere. Sto dicendo queste cose simpaticamente, siamo tutti uguali e tutti nello stesso brodo. Anzi, il coronavirus un vantaggio ce l'ha, che ci ha veramente messo tutti alla pari. E questo fatto qui ce lo dobbiamo portare dietro. Allora, disciplina vuol dire un minimo di pianificazione. Senza pianificazione è difficile ottenere risultati. Bisogna organizzarci in qualche
qualche modo. Allora ho dato questo titolo plan, pianificazione, e chunking, che vuol dire frazionamento. Siccome tutto insieme è possibile fare le cose, l'unica strada maestra da percorrere è quella di fare un pezzettino per volta. Un po' come il libro, che lo costruiamo un po' per volta, e anche le proprie parti. Uno non deve scrivere tutto subito. Se è un getto così violento, così feroce, va bene, vuol dire che l'ispirazione avrà funzionato tutta insieme. Di solito ci consigliano, quelli che insegnano a scrivere, che è meglio invece frazionare. Mi dedico a una cosa, faccio solo quella, un piccolo passo per volta. Tenendo conto che il tempo è veramente una variabile fondamentale, l'ideale sarebbe, lo dico per chi è mamma, gli altri sarà più facile seguirmi, identificare un tempo lungo l'arco della giornata che è quello, boom, è quel tempo lì. Diciamo un'ora, ecco, liberarsi un'ora soltanto per quello. E per chi scrive come mestiere, quell'ora lì che dedica è tutti i giorni. Cioè una cosa che funziona molto bene è prendere lo scrivere come un atto, un impegno con se stesso da dedicare ogni giorno, magari alla stessa ora, oppure anche in ore diverse, ma chi deve essere tutti i giorni. Perché scrivere vuol dire allenarsi a scrivere costantemente. Per quanto tempo, questa è una cosa che va decisa individualmente, ma se dico mezz'ora, quella mezz'ora dal minuto 0 al minuto 30 deve essere fatto, perché è così che insegnano quelli che scrivono libri. Magari forse mezz'ora è un po' poco, un po' di più. È bello che dicono solo quel tempo lì, quello che hai pensato di dedicare, non oltre, perché poi la qualità della scrittura finisce per diminuire. Quindi è bene isolare una nicchia di tempo che è quella tua, dove tiri fuori quello che hai dentro e lo metti nero su bianco. Ci siamo fino a qui? Certo. Tempo. Naturalmente ognuno si organizza come vuole, però fatelo tutti i giorni, non fate saltare un giorno. Ogni giorno fate qualche cosa di preciso. Questo è quello che consigliano a chi scrive. Secondo, lo stato d'animo. Se ho l'anima girata, ho potuto affrontare qualche casino, forse quello non è il momento migliore per provare a tirare fuori il proprio talento. Forse bisogna davvero riuscire a trovare un momento confortevole. O perché non negoziamo con gli altri familiari, visto che viviamo in casa e magari abbiamo dei figli, o perché riusciamo ad isolarci, o perché prima ci beviamo un caffè che ci toglie tutte le negatività, in qualche modo bisogna fare. Addirittura il consiglio è che se fai meditazione, potrebbe essere carino fare prima la meditazione e poi metterti a scrivere, perché allora diciamo tutta la parte interiore viene fuori più facilmente, prima ci si è rilassati e poi si produce. Se fai yoga potrebbe essere un'ottima tecnica per entrare in quello stato di coscienza che permette di dire o fare di più di quello che facciamo di solito, sfruttare la nostra creatività. Comunque, ognuno con il suo metodo o con il suo modo, prima si deve fare in qualche modo una liberazione dei pensieri negativi. Perché se andiamo con lo stress a scrivere, scriveremo cose stressate. Se andiamo a scrivere con un minimo di rilassamento, forse diciamo delle cose più sensate e anche più profonde, no? Anche più creative. Un consiglio praticissimo e facile, facile da usare, lo dico anche a Maddalena che ha 3 figli diabolici in casa, no, diabolici nel senso molto iperattivi, 3 respiri profondi. Per dire la respirazione, perché sai che io sono fissata con la respirazione. Dillo tu. Ecco, il rebirthing, la respirazione, per 3 secondi contare e inspirare, trattenere l'aria per 3 secondi e per 3 secondi espirare. Questo lo faccio anche prima di intavolarmi con i ragazzi, logicamente, non solo prima di scrivere. Quindi, assolutamente un metodo vincente. Bravissima. Proprio così, e soprattutto avendo attenzione che in questi respiri si muova il diaframma, perché la parte più importante dove avvengono i blocchi emotivi è il diaframma, quindi bisogna respirare che parta proprio il diaframma, poi si ritragga e fuori tutta l'aria e poi di nuovo riparta e poi di nuovo fuori tutta l'aria, 3 volte. E secondo me questa è la tecnica più semplice per entrare in quel momento magico in cui possiamo tirare fuori il meglio da noi stessi. Vedete che sono consigli molto pratici e molto semplici. Qualcuno li ha già trovati per strada o nella vita o attraverso i percorsi che ha fatto. Terza voce che mi sono isolato in questi piccoli punti sono gli ingredienti. Allora, se io parlo di un argomento e sovradoso,
Wow, che palle, no? Cioè, è troppo. Quindi, per quanto approfondisca quella materia che a me piace, finisco per tirare fuori tanti particolari e tante cose che alla fine perdo il contatto con la realtà, con chi è utente di quello che devo dire, con chi mi interfaccia e si aspetta da me che scelga la dose giusta. Voi sapete che troppo zucchero rende un dolce immangiabile, troppo sale rende un piatto gustoso terribilmente disgustoso. Quindi dosaggio è molto importante. Un secondo elemento degli ingredienti è la coerenza. E questa non è così facile, soprattutto per noi che siamo così sopravvenuti ai libri, allo scrivere libri. Non siamo nati maestri dello scrivere libri. Abbiamo magari qualche talento o qualche competenza che tiriamo fuori, ma non siamo nati scrittori, chiaro, salvo la nostra amica teatrante che magari è già predisposta. Noi siamo persone che si affacciano con qualche competenza, con qualche entusiasmo o con qualche bel contenuto a trasferirlo agli altri. Allora, la coerenza vuol dire che se dico prima una cosa, poi avvale la cosa che dico nel libro, nello scritto, di avere una coerenza con quella precedente, perché se non c'è, salta in aria tutto, cioè non riesce a essere compreso e capito e assorbito e condiviso dal lettore, che si accorge subito di quel tipo di errore. E lo stesso il contrario: se a valle dico qualche cosa che non ho detto prima, la cosa non funziona, ma se prima dico qualche cosa che non potrà essere sostenuta a valle, ugualmente la mancanza di coerenza verrà fuori in modo clamoroso e farà scoppiare in aria quello che stiamo preparando. Al contrario, se diamo un filo logico, una coerenza tra monte e valle, tutti apprezzeranno quello che stanno leggendo. È chiaro questo concetto? Molto bene. È coerente il fatto che adesso stiamo cominciando a entrare un po' nella parte tecnica, avendo prima lanciato perché scrivere, che cosa scrivere, a chi scrivere e così via. Quindi c'è un anello di congiunzione che stiamo portando avanti. In terza sessione andremo ancora più in dettaglio sul come. Terzo, la ratio. Insomma, la logica è una, è vero che possiamo scrivere di fantasia, ma anche nella fantasia una sua ratio c'è, un suo legame causa-effetto ci deve essere, altrimenti non è sostenuto da chi non conosce il nostro pensiero e si avvicina ad esso. Quindi la ratio è molto importante. Qual è il senso che metti dentro nel tuo scritto? Questo senso deve essere percepito e deve avere una sua consistenza, anche se è fantasia, anche se è cartone animato. Ultima voce degli ingredienti, adesso per il momento, questa piccola fase tecnica, è lo sviluppo, che poi è la parte centrale. All'inizio c'è qualche cosa che metto per, come dire, per far entrare, per coinvolgere la persona a cui sto scrivendo il libro, e dall'altra parte ci deve essere un po' un finale che gli dà soddisfazione. E in mezzo c'è lo sviluppo. E lo sviluppo è dare dei contenuti importanti che reggano lo scritto che voglio dare, è il motivo per cui sto scrivendo questa cosa alle persone a cui non ancora? Ok, terzo punto, anzi quarto ormai, una delle tecniche che si usano frequentemente, per esempio io parlo molto spesso in pubblico per lavoro, ho sempre la scaletta, non vado mai all'arrembaggio, anche se sono competente di quella materia, senza essermi provato la scaletta. È un fatto di serietà, è un fatto anche di facilità, e anche di ancoraggio della mente. Io mi preparo una scaletta, ecco che le mie idee cominciano a entrare progressivamente nelle varie tappe del documento. Quindi metto, come dire, al servizio la mia esperienza, i miei contenuti di un ordine logico che devo dare alle cose. Prima questo, poi questo, poi questo. Quindi anche la sequenza diventa fondamentale. Come dicevo prima, un'apertura, la trama che è il tessuto centrale in cui ci dedicheremo nel prossimo incontro, e poi la fine che deve in qualche modo portare a qualche risultato, o a non risultato, anche può essere lasciato aperto, lo vedremo. Ci siamo, quindi a scaletta vuol dire non vado all'avventura nudo, ma metto al meglio una foglia di fico e cerco di coprirmi, mi do una traccia, una strada. Quindi tu stai dicendo in sostanza di crearsi una specie di mappa concettuale prima di mettersi a scrivere, buttare giù le idee e poi elaborarle nel nostro scritto.
Okay. E se poi uno è esperto di mappe mentali, meglio ancora con la mappa mentale, mette al centro l'argomento che vuole scrivere e poi fa partire tutta una serie di rami, e questi rami e dei sottorami, per cui si sviluppa in un unico foglio tutto quello che andrà a dire. Questa è la tecnica migliore. Secondo me la mappa mentale è quella che ti garantisce a priori di avere in mente quello che dirai e di distribuirlo in cose che poi farai, perché le vedi già nel disegno. Magari la prossima volta mettiamo una mappa come esempio. Sì. Strumenti anche qui, oggi li accenniamo nella parte tecnica, la volta prossima andremo più in dettaglio. Uno strumento fondamentale nello scrivere è l'analogia, la metafora. Io per esempio ho scritto un libro sulla carriera, fare più carriera, e l'ho scritto mettendo una fiaba, dice una fiaba con i manager, è una pazzia. Sì, ho fatto una pazzia, sicuramente. Ho scritto una favoletta da bambini che è la storia di un coniglio che da leprotto, anzi non un coniglio, una lepre, che da leprotto diventa alla fine il capo organizzativo di tutta la foresta, grazie a una serie di consigli che alcuni personaggi danno. E questa è tutta metafora, perché chi legge da uomo d'azienda che ha fatto carriera o che vuole fare carriera, vede in queste fasi della favola, vede esattamente quello che accade in azienda e la parte positiva, potenziante, anziché quella bloccante o quella ostativa. È molto carino questo concetto della metafora, dovremmo usarlo anche noi. E chi ha lavorato sulla fantasia ha già fatto bene, perché ha lavorato per forza sulla metafora. Brava! L'altro strumento che possiamo prendere è la vita reale. Siamo tutti davanti alla vita di tutti i giorni e potrebbe essere anche un po' banalotto. Tuttavia, lettore, cosa è interessato? Al tuo personale e particolare punto di vista. Quindi sconfiggere la banalità è parlare sì di cose che capitano tutti i giorni, la vita reale, prendiamo l'esempio o il dato o i fatti, ma li lavoriamo col nostro io, col nostro cuore, con le nostre passioni, con le nostre visioni, con le nostre percezioni, che arricchiscono questo materiale e lo rendono intelligibile e interessante per chi si avvicina al nostro libro. Terzo elemento degli strumenti è la storia. La storia è sempre stata foriera di idee, di pensieri, di creatività. La storia insegna,